Benvenuti in un nuovo video, oggi parliamo di sospensioni, come sono nate, come sono fatte e a cosa servono. Allora, lo scopo di questo video non è entrare nel tecnico, non è diventare tecnici della MotoGP delle sospensioni, ma è semplicemente di capirne il funzionamento generale di massima, di come sono fatte e soprattutto di come lavorano e di come funzionano. In modo tale che la prossima volta che ne senti parlare o che anche semplicemente vai dal meccanico per fare una semplice manutenzione, sai di cosa stai parlando e magari sai anche i pezzi che ti sta sostituendo, a cosa servono e perché si sono usurati. Come tutte le cose partiamo dall'inizio, un po' di storia ma giusto due parole. All'inizio ci si spostava con i carri o con le carrozze o con le prime vetture. Immagina di guidare su un terreno pieno di asperità, pieno di buche perché ovviamente le strade non erano asfaltate e immagina di farlo su un mezzo ultra rigido e pensa di dover trasportare cose tipo bottiglie di vetro delicatissime o liquidi o qualsiasi altra cosa si possa rompere. Un vero inferno. La sterzo è un pochino lento! Ah! Anche l'assetto è partito! Per ovviare a questo problema si pensa di separare le ruote che hanno contatto con il terreno dal resto del veicolo e lo si separa con sospensioni, appunto. E infatti la parola sospensione deriva proprio da questo, ovvero sospendere una parte del veicolo rispetto al terreno. Ecco quindi che si vanno a creare due sistemi fondamentali, quindi le masse sospese, che sono praticamente tutto quello che è al di sopra delle sospensioni, e le masse non sospese, che è quindi tutto quello al di sotto delle sospensioni, come le ruote, i cerchi, il sistema freni e anche una parte stessa delle sospensioni. Ovviamente la prima cosa a cui si pensa è di utilizzare una molla. La molla ha una grande proprietà, che è quella di assorbire un urto, ad esempio, o comunque leggere il terreno, ma ha anche un grosso difetto, ovvero quella di restituire la stessa forza che assorbe. Questo grande difetto della molla fa sì che il veicolo iniziasse a ondeggiare quasi all'infinito. Per contrastare questo effetto molleggiante si è pensato di inserire un elemento che è l'ammortizzatore, che dopo vedremo più nello specifico come funziona, all'interno della molla per assorbire la forza che restituiva la molla. La funzione dell'ammortizzatore è quindi quella di contrastare il cosiddetto effetto rebound e lo fa grazie all'attrito del pistone con l'olio all'interno del cilindro. Le sospensioni si possono dividere in due principali tipi, sospensione a tubo singolo e a tubo doppio. Andiamo a vedere come sono fatte e come funzionano nello specifico. La sospensione a tubo La sospensione a tubo singolo è composta da un tubo singolo suddiviso in due sezioni, la camera di lavoro e la camera di espansione. Queste due camere sono separate da un pistone flottante. La camera di lavoro è riempita di olio, la camera di espansione è piena di gas. Simuliamo la fase di compressione e la fase di estensione così vediamo bene come lavorano tutti i vari elementi. In fase di compressione della molla il pistone scende all'interno del cilindro, l'olio lo attraversa passando per le valvole di compressione e il pistone flottante viene spinto verso il basso comprimendo il gas. In fase di estensione la molla tende a ritornare alla sua conformazione originale, quindi richiama il pistone all'interno del cilindro, l'olio riattraversa il pistone questa volta per le valvole di estensione e il gas all'interno della camera di espansione si espande. Un concetto da tenere bene a mente è la funzione della camera di espansione. Questa, grazie al gas al suo interno, fa sì che l'olio all'interno della camera di lavoro sia sempre in pressione e non si vadano mai a creare dei vuoti. Passiamo quindi alla sospensione a tubo doppio, che, incredibile ma vero, è composta da due tubi. I due tubi sono posizionati uno dentro l'altro e nell'intercapedine che creano questi due tubi si crea la camera di riserva. Tutto il tubo interno invece va a formare la camera di lavoro. La camera di lavoro e la camera di riserva sono separate non più dal pistone flottante come per il tubo singolo, ma dalla valvola di compressione che è posizionata sulla base del cilindro, mentre la valvola di estensione rimane sul pistone.
Vediamo il funzionamento per capire come lavorano tutti quanti gli elementi. Quindi abbiamo la fase di compressione, dove la molla viene compressa, il pistone scende all'interno del cilindro e l'olio viene spinto attraverso la valvola di compressione a passare nella camera di riserva. Durante la fase di estensione, la molla richiama il pistone, l'olio a sua volta viene richiamato all'interno della camera di lavoro, attraversa le valvole di regolazione di estensione. Salta quindi subito all'occhio la grande differenza tra tubo singolo e tubo doppio, ovvero che valvola di compressione ed estensione in tubo singolo sono posizionate entrambe sul cilindro, mentre compressione ed estensione in tubo doppio sono separate. Abbiamo valvola di compressione sulla base del cilindro, valvola di estensione sempre sul pistone. Mentre, come per il tubo singolo, anche nel tubo doppio la camera di riserva ha la stessa funzione che aveva la camera di espansione, ovvero grazie al gas al suo interno tiene sempre sotto pressione l'olio all'interno di tutto il circuito per evitare vuoti o bolle d'aria che ne comprometterebbero il funzionamento. Capite le basi? Andiamo a vedere come si sviluppa nello specifico una sospensione da moto. Mentre le sospensioni anteriori, bene o male, sono molto assimilabili a quello che abbiamo visto adesso come forma, un mono posteriore è abbastanza diverso come forma, ma andiamo a vedere che il funzionamento è ovviamente lo stesso. Anche per i mono posteriori esistono le due tipologie, tubo singolo e a tubo doppio. Prendiamo ad esempio gli Ohlins. Abbiamo gli STX, quindi single tube, TTX che è twin tube. Andiamo ad analizzare un TTX della Ohlins con regolazioni sia in compressione che in estensione, che è sicuramente uno dei modelli più completi per vederne il funzionamento. Dato che conosciamo già le basi del funzionamento del doppio tubo, prevediamo già che il percorso dell'olio sarà dalla camera di lavoro alla camera di riserva e dalla camera di riserva alla camera di lavoro. E infatti è esattamente così. La prima differenza che ovviamente salta subito all'occhio è quello strano serbatoio che c'è di lato. Che cos'è? Non è nient'altro che la funzione della camera di espansione che c'era nel tubo singolo, ovvero tenere tutto il circuito sotto pressione. Infatti al suo interno è presente un pistone flottante con del gas che serve appunto per tenere a pressione tutto il circuito e per non far creare dei vuoti e delle bolle d'aria. Ma sicuramente la funzione più interessante di una sospensione del genere è quella di poter regolare estensione e compressione all'esterno della sospensione, quindi senza andare a smontare niente, ma semplicemente ruotando dei registri. Prima di andare a vedere però il funzionamento dei registri di compressione ed estensione, capiamo che cos'è e come funziona una valvola bypass. La valvola bypass, semplificandola, non me ne vogliate ingegneri di sospensioni, è come se fosse una porta. Infatti una porta la si può aprire in un solo verso, così le valvole bypass possono essere attraversate in un solo verso. Questo ci permette di separare il fluido nelle due direzioni, quindi in questo caso di avere un fluido in compressione e un fluido in estensione separati e quindi di poterli andare a regolare. Quindi, per esempio, avremo che il fluido in questa direzione incontrerà questa valvola che potrà aprire, questa valvola che non potrà aprire, quindi attraverserà questa sezione. Nello stesso modo, tornando, incontrerà questa valvola che sarà bloccata in questo verso, ma questa valvola che potrà attraversare, quindi incanalerà il fluido verso questa sezione. Adesso che li abbiamo separati possiamo andarli a regolare. Li regoliamo semplicemente ostruendo o liberando il passaggio con degli spilli. Questi spilli vanno regolati con delle viti, quindi avvitando lo spillo ostruirà sempre di più il passaggio, svitando lo spillo libererà il passaggio. Va da sé che ostruendo il passaggio il liquido farà più fatica e quindi la sospensione sarà più dura, liberando il passaggio il liquido avrà vita facile e quindi la sospensione sarà più morbida. Capito questo concetto della valvola bypass, possiamo andare a simulare la fase di compressione e la fase di estensione in un TTX. Abbiamo che quindi in fase di compressione il pistone all'interno del cilindro si muove, l'olio viene spinto attraverso le due valvole di regolazione, compressione ed estensione. Essendo in fase di compressione, bypassa la valvola di estensione, ma attraversa la valvola di compressione, che quindi noi andiamo a regolare.
Una parte del liquido va nella camera di espansione, l'altra parte del liquido si incanala nel tubo esterno e ritorna nel tubo interno. In fase di estensione abbiamo ovviamente il circuito inverso, quindi dalla camera interna l'olio passa alla camera esterna, una parte finisce all'interno della camera di espansione, un'altra parte passa attraverso le valvole. Questa volta bypassa la valvola di compressione e attraversa la valvola di estensione, che noi saremo andati a regolare, e ritorna nella camera interna del cilindro. Abbiamo parlato un po' in generale delle sospensioni, abbiamo fatto un'infarinatura generale, spero che sia utile per voi. Per me personalmente è stato utilissimo perché sono andato a scoprire molti aspetti che erano coperti da questo velo di mistero del funzionamento e del posizionamento di alcuni elementi, quindi anche per me è stato utilissimo. Spero che sia stato utile anche per te e ci vediamo al prossimo video. Lasciami un like se ti fa piacere, iscriviti al canale assolutamente, trovi tutto sulla pagina Instagram di onlyforbikers.it. Se ti va, seguici. Ciao!